Ciao a tutti ragazzi, è sempre Forza Milan, benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, video pre-partita di Genoa-Milan, in avvicinamento alla partita di stasera. Quante sorprese di formazione, parecchie sorprese. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare due like, non si può, un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram per seguirmi e avere altre notizie sempre inerenti a Milan, e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Oggi esce ragazzi un editoriale bello sul rialzarsi, perché insomma ragazzi, in campionato il Milan si deve rialzare, è caduto un paio di volte, due volte nelle ultime due partite, e bisogna rialzarsi per riaggiustare e riprendere la retta via. Allora ragazzi, prepartiti il Genoa-Milan. Affronteremo una vecchia bandiera rossonera, quella Andrei Shevchenko, che tanto ci ha fatto gioire, ci ha fatto pure un po' male quando se ne andò al Chelsea, non per scelta sua, però se ne andò di fatti. Però raga, Sheva resta nei cuori di molti, compreso il mio, perché ci ha fatto gioire davvero tanto. Era un calciatore che non aveva paura delle grandi sfide, era decisivo sia con le piccole che con le grandi, destro, sinistro, fisico, tecnica, calci da fermo, era veramente veramente completo. Dispiace doverlo affrontare, dispiace essere avversari, ma lo saremo per una sola notte, due considerate poi la partita di ritorno. Per tutto il proseguo del campionato poi gli saremo suoi supporter. Allora, Milan che si appresta ad affrontare questa partita con parecchi e sorprendenti cambi di formazione, perché è un turno infrasettimanale, bisogna dosare un po' le forze, più di qualcuno domenica ha fatto male e quindi verrà dato spazio ad altri. Milan che dovrebbe affrontare il Genoa stasera con il solito modulo 4-2-3-1, ma con alcuni interpreti diversi, già a partire dalla difesa, perché viene confermato Maignan, poi da destra verso sinistra. Parliamo di probabili sempre ragazzi, poi quando ci saranno le ufficiali sarete tempestivamente avvisati. Da destra verso sinistra dovrebbero esserci Kalulu al posto di Florenzi rispetto a domenica, Kier che per forzatamente deve giocare perché è espulso Romagnoli, e quindi a fianco a Kier ci sarà il rientro del Muro, The Wall, Ficaio, Tomori. E quanto si è sentita la sua mancanza ragazzi. A sinistra Teo, a centrocampo fuori entrambi quelli di domenica, quindi fuori sia Bennacer, fuori Bakayoko, dentro i titolari Tonali e Kessié. Sulla tre quarti ne cambiano due rispetto a domenica, perché resta solo Selemakers, che probabilmente non giocherà a destra bensì a sinistra. Questo perché Leao partirà dalla panchina, così come Diaz, al loro posto Krunic e Messias, quindi presumibilmente Messias a destra, Krunic centrale e Selemakers a sinistra. Però è anche vero che sono molto intercambiabili questi tre, potrebbe anche essere Selemakers nella sua posizione a destra, Krunic che può essere adottato ovunque a sinistra, e Messias centrale. Credo più sinceramente la prima di soluzione. Davanti
dovrebbe fare ancora gli straordinari Ibra, non mi sorprenderei se alla fine giocasse Pellegrini. Non mi sorprenderei se alla fine giocasse Pellegrini perché, ripeto, è un turno infrasettimanale, le forze vanno dosate e sfruttare, sollecitare ulteriormente Ibra, che già ha di per sé dei problemi fisici, e considerato pure che sono fuori sia Giroud sia Rebic. Insomma, non mi sorprenderei se alla fine giocasse Pellegrini. Può darsi pure che Ibra giochi un tempo ed esca, però a questo punto lo farei più al contrario, lo impiegherei più nel secondo tempo. Ma va bene, tant'è. Questa è la probabile formazione rossonera contro un Genoa che è alla ricerca disperata di punti, che viene da un pareggio per 0-0 domenica a Udine, che vede Shevchenko presente da due partite, giusto appunto quella di Udine è una sconfitta arrivata prima, non mi ricordo sinceramente contro chi, però perse la prima. E quindi, ripeto, un Genoa in connetto, evidente bisogno di punti e che quindi darà filo da torcere. Sarà una partita dura anche perché Genoa, insomma, è un ambiente spesso caldo, il Ferraris è molto caldo. C'è da dire che però anche Milan, che nelle ultime due partite ha visto il vantaggio accumulato durante la prima parte sottigliarsi, l'Inter da meno 7 è arrivata a meno 1, l'Atalanta con la vittoria di ieri anch'essa a meno 1, il Napoli ha allungato a più 3, ed ecco quindi che per non vanificare quanto di buono fatto finora il Milan si deve gioco forza rialzare, perché altrimenti la situazione, non voglio dire si mette male, né tantomeno voglio fare il catastrofico o pessimista. È semplicemente che renderesti un po' vano il percorso fatto finora, cioè sarebbe davvero un peccato, senza poter assolutamente negare che le altre hanno recuperato e si sono molto avvicinate e la folla, per le posizioni lì davanti, è molto più. La folla è molto più piena rispetto a prima, no? Quindi, anche perché pure la Juve ieri arrivino, è vero che è un po' più lontana, però non possiamo più commettere passi falsi. Un'altra sconfitta oggi sarebbe, ma anche un pareggio, non sarebbe davvero per nulla buono. Quindi, ragazzi, basta con le critiche, quelle insensate, quelle a priori, supportiamo i nostri ragazzi stasera ore 20:45, seguiteci su tutti i social perché da lì arriva anche il vostro supporto tramite la nostra pagina al Milan. Vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrizione al canale e attivate la campanellina. In descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di AC Milan Inside, il mio personale, e vi ricordo il sito internet, andate a leggere l'editoriale delle 13 perché sarà proprio sul rialzarsi. E niente ragazzi, stiamo lì, lottiamo, supportiamo, incitiamo, tifiamo, perché è facile, siamo un po' labili ultimamente, facciamo il nostro, facciamo fare a loro il loro. Noi tifiamo, noi siamo tifosi, tifiamo, critichiamo in maniera costruttiva, ma tifiamo. Non mandiamo tutto all'aria, a P, in un momento. Dai ragazzi, sempre Forza Milan, rimanete online su tutti i nostri canali, tutte le nostre pagine, dappertutto avrete tutto, probabili formazioni, editoriali, formazioni ufficiali, pagelle, tutto avrete.
rimanete online a 10.000 Insight. Ciao ragazzi, vi saluto sempre, forza mia.